gruppo Rom, a cui il Comune di Bologna, quindi tutti i cittadini italiani, pagano da anni tutte le bollette, ossia la bolletta della luce, la bolletta dell'acqua. E secondo me non è corretto, perché o le bollette le paghi a tutti i bolognesi, a tutti gli italiani, o non è che le paghi solo ai Rom. Detto questo, non ci siamo arrivati. Lì non ci siamo neanche arrivati, perché mentre parlavamo con i giornalisti 300 metri prima, a proposito, mando un abbraccio in ospedale al giornalista del Resto del Carlino, a cui questi ragazzi hanno rotto un conto, sta facendo solo il suo lavoro. Non ci siamo neanche arrivati perché eravamo in 4, più i giornalisti che hanno documentato tutto, e ne sono arrivati 5, 10, 15, 20 che sono saltati sul cofano della macchina, sul tetto della macchina, hanno spaccato il vetro davanti e il vetro dietro. Dove c'era seduto, oltre a Alan Fabri, c'erano sedute due ragazze che grazie a Dio non hanno avuto schegge di vetro negli occhi, e quindi abbiamo fatto l'unica cosa che qualunque essere umano normale avrebbe fatto: siamo scappati. Fortunatamente non si è ferito nessuno, fortunatamente tre di quei personaggi lì sono già stati identificati e denunciati, sì. E sono già stati denunciati anche in passato. Non è corretto saltare in piedi sul tetto della macchina e spaccare i vetri, perché io mi confronto con te, posso non pensarla come te, ma non mi azzarderei mai a fare così con un dito a una persona con cui non sono d'accordo. Detto questo, io ci tornerò, perché Bologna è una città civile, stupenda, aperta, democratica, tollerante, e quella non è Bologna, quelli sono 50 poveretti. Ma benvenuti!